Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Ancora un caloroso buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Sabato Fiorentina-Juventus in casa bianconera dopo la vittoria contro il Valencia e la matematica qualificazione in Champions, oggi subito in campo per farsi trovare pronti alla sfida contro la Viola. Allegri recupera per il match al Franchi l'ex Bernardeschi e arrivano buone notizie anche da Emre Can, che si è allenato con il gruppo, e De Sciglio. Verrà valutata invece nei prossimi giorni la situazione di Alexandro, per lui problema muscolare ieri contro gli spagnoli. Della sfida tra le due rivali storiche ha parlato anche Cesare Prandelli. L'ex allenatore Viola avverte i bianconeri che si troveranno di fronte un match complicato. Poi, su Federico Chiesa, l'allenatore consiglia al ragazzo di rimanere a Firenze e diventare il leader di questo gruppo di giovani. Capitolo mercato. Dall'Uruguay parlano di un ritorno al Peñarol di Maxi Oliveira, ormai ai margini della squadra Viola. In entrata, invece, il presidente dell'Empoli spara alto per Di Lorenzo. Servono almeno 6 milioni di euro. Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.